primo trimestre del 2012 il prodotto interno lordo italiano è diminuito dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e di ben 1,3% rispetto ad un anno prima. È il peggior inizio dell'anno dal 2009, lo stima l'Istat. Intanto l'agenzia di rating Moody's ha declassato ben 26 banche italiane facendo riferimento alla recessione e alle crescenti sofferenze. La decisione di Moody's di questa mattina è di una gravità inaudita. C'è la necessità oggi di rilanciare l'idea di un'agenzia di rating europea. Ieri le agenzie di rating erano distratte. Oggi rischiano di essere parte di un disegno criminale anti-europeo e anti-italiano. L'azione dei tagli alle spese dopo lo spending review riguarderà sicuramente anche la spesa sanitaria e le auto blu. A confermarlo il ministro della pubblica amministrazione Filippo Patroni Griffi a margine di un'audizione in commissione finanze alla Camera. Il ministro ha annunciato anche un incontro a proposito dei tagli con il collega ai rapporti con il Parlamento Piero Giarda, che già si è visto con il sottosegretario nominato ad hoc per lo spending review Bondi. Patroni Griffi ha anche confermato che i tagli saranno indirizzati agli sprechi e non alla diminuzione dei servizi. Abbiamo un programma con le singole amministrazioni per verificare le revisioni della spesa, i processi di revisione della spesa, in modo da poterci concentrare sull'eliminazione di sprechi senza tagli ai servizi. Resta inteso che per il PDL i proventi della spending review debbono essere utilizzati per abbattere la morsa fiscale e per avviare misure per la crescita. Sui tagli alla spesa pubblica si sta parlando troppo e si sta facendo troppo poco. Si sa benissimo dove bisogna andare a tagliare, ci sono degli sprechi enormi nelle regioni, nella sanità, in tutta la pubblica amministrazione, nei fondi perduti alle imprese, in tutti gli acquisti che fanno ministeri e enti territoriali. Ci aspettiamo che si vada a fondo per tagliare la spesa pubblica improduttiva. Noi dobbiamo ridurre la spesa pubblica improduttiva, destinare risorse allo sviluppo e al lavoro. Ha festeggiato la vittoria di Hollande in Francia, della SPD nella Nord-Reno-Vestfalia. Potrebbe essere questo, secondo voi, un caso di confusione politica, oppure che motivazione secondo voi c'è? Beh, è da comprendere il PDL, pur di festeggiare qualcosa festeggia le feste degli altri. Ne prendiamo atto e quindi speriamo che domenica possano festeggiare tutte le altre vittorie del centro-sinistra che ci accendiamo a portare avanti. La riforma è in discussione in Parlamento e io non posso che augurarmi per il Paese, per i giovani, le donne di questo Paese, che venga approvata in tempi molto rapidi, così come è adesso, insomma, con gli emendamenti che i relatori e il Governo hanno presentato. E quanto alla riforma del fisco, qualcosa è già stato fatto e qualcosa sarà ancora fatto da questo governo. Piacerebbe molto a questo governo poter alleggerire il peso del fisco nei confronti delle famiglie e speriamo di poter raggiungere presto una condizione di sicurezza finanziaria che ci consenta di farlo. Però io insisto nel dire che nel modulare la struttura del fisco bisogna fare attenzione a non scoraggiare il lavoro e in particolare a non scoraggiare il lavoro delle donne. L'Europa deve cambiare passo per sostenere imprese, lavoro e famiglia. Per questo chiediamo che Monti, così come si era impegnato, venga in Senato per concordare le nuove linee di azione per l'Italia e per l'Europa. Presidente, questo appello, un nuovo appello del Presidente della Repubblica Napolitano, fare presto le riforme, ecco, si sente di condividerlo? Sì, soprattutto perché c'è una sottolineatura dell'importanza della legge elettorale che anche noi consideriamo assolutamente prioritaria. Quindi mi auguro che, come noi abbiamo già fatto presentando da tempo un progetto di riforma istituzionale e anche di riforma elettorale,
le altre forze politiche se ne facciano carico per trovare un punto di mediazione.